Buon pomeriggio dal TG regionale della Campania. È scattata all'alba un'operazione interforze nel Parco Verde di Caivano, decine le perquisizioni che hanno portato a denunce e sequestri di armi e droga. Sentiamo i particolari nel servizio di Claudio Pappaiani. Sono le 5:30 del mattino e alla stazione marittima di Napoli la polizia sta facendo l'ultimo briefing prima di partire alla volta di Caivano. Abbiamo complessivamente 19 obiettivi come polizia. Appena arriviamo, cerchiamo di occupare subito i tetti e le scale. Un'ora dopo il Parco Verde a Caivano viene cinto d'assedio. Dall'alto un elicottero monitora costantemente la situazione. Dal basso, 400 tra donne e uomini di polizia, carabinieri e guardia di finanza cominciano questa lunga giornata di perquisizioni e sequestri. Si cercano soprattutto armi e droga in una delle più grandi piazze di spaccio a cielo aperto d'Europa, con l'ausilio di reparti speciali e unità cinofile. Questo appartamento per gli investigatori era una piazza di spaccio in allestimento, pronta a essere operativa con tanto di telecamere per controllare gli accessi. In una botola su uno dei terrazzi dei palazzoni grigi e verdi c'è un piccolo arsenale nascosto: armi, munizioni e un ordigno rudimentale. Non sarà un episodio isolato, come abbiamo detto, peraltro fa seguito ad altri interventi che abbiamo fatto. Stanno crescendo le periferie, solo non solo in senso fisico, ma anche proprio periferie della nostra società, e noi ce ne faremo carico. Alla fine dell'operazione Alto Impatto a Caivano, il bilancio sarà di 3 persone denunciate con il sequestro, oltre che della piazza di spaccio, di quasi 1 chilo di droga, bilancini di precisione e 44.000 euro in contanti. Sull'operazione di Caivano è intervenuta stamane Giorgia Meloni, oggi ha scritto la Premier, è iniziata l'operazione di bonifica del Parco Verde contro la criminalità, procederemo sempre spediti e senza esitazioni affinché in Italia non ci siano più zone franche.